Alla vigilia di questa giornata molto particolare, questa giornata tragica, noi abbiamo voluto un attimo fermarci sul ricordo di queste vittime e donare un'opera a Fano, un'opera che speriamo venga esposta nelle scuole dove ci sono i ragazzi. E questa opera è il nostro percorso. È un mosaico e tassello dopo tassello noi abbiamo provato a ricostruire e a ricostruire con i ragazzi un futuro, sempre ricordando quello che è successo. E infatti le sei stelle del mosaico rappresentano le sei vittime della strage della Lanterna Azzurra. Quest'opera d'arte che viene consegnata stasera è un modo per ricordare e è un modo per stare vicino anche ai familiari, agli amici di quelle ragazze, nel caso specifico di Fano, di Benedetta, e l'opera verrà posta proprio nell'istituto che lei frequentava, il Nolfi. E vorrei anche richiamare che questa notte a mezzanotte e 40 suoneranno tutte le campane nei nostri campanili, nelle nostre chiese, proprio per ricordare quel momento tragico di 5 anni fa, dell'8 dicembre di 5 anni fa. Ognuno di noi non vuole rinunciare a dimenticare questa vicenda affinché non si ripeta mai più. Ricordiamo che come amministrazione ci siamo adoperati anche grazie alla importante collaborazione della Regione affinché da questa vicenda poi siamo riusciti ad ottenere una giornata regionale proprio per il divertimento in sicurezza, che sia veramente da paladino di riferimento non solo per le istituzioni ma anche per tutti quegli organismi che ospitano i giovani nelle serate di divertimento, perché da quella che doveva essere una festa è diventata una tragedia che nessuno di noi scorderà più e che spero che ai nuovi giovani, alle nuove generazioni ma anche agli stessi bambini dia proprio la possibilità di acquisire l'esigenza di trovarsi in luoghi sicuri.